Ciao a tutti ragazzi, ed eccoci qua in questa nuova parte, la guida di Nazuma Level 2 Bufra di Neve. Questa guida sconfiggeremo, in questa parte sconfiggeremo sicuramente l'Epsilon. E per farlo dovremmo scegliere un allenamento tra tutti. Già attacco l'ho fatto, io scelgo per esempio speciale e iniziamo qui l'allenamento. Alla fine troveremo il capitano dell'Epsilon, ma voi saprete farlo, ci vediamo tra poco per sconfiggere l'Epsilon. Eccoci ragazzi, arrivati alla sfida finale. Siamo qui davanti al capitano dell'Epsilon. E siamo quindi pronti per affrontare. Ecco Lord Divine. A me penso che si pronunci così. Continuiamo con i dialoghi, ma sono inutili. Hanno preso in ostaggio quell'amico di Suzette. Stiamo cercando di indagare sulla Lux Academy. Finalmente si inizierà una partita seria. Speriamo di vincere perché non è affatto semplice vincere. Hai bisogno di Suzette. Siamo qua. Qua ed Eric fine abbiamo sistemato tutto. Qua è Suzette che la mettiamo. Sean lo mettiamo a posto di Conwell. Suzette qua Eric. Ecco Nathan. Facciamo così, lo schema è perfetto. Impugniamo lo stilo, centro allenamento, Naniwa. E ci scontreremo contro l'Epsilon in ritorno. Questo sarà, e penso che ci sarà pure una terza volta. Non so, siamo pronti quindi, Raimon vs Epsilon. Che lo scontro abbia letteralmente inizio. Ecco il nostro schema: Mark, Victoria, Scott, Jack, Todd, Eric, Suzette, Bobby, Nathan, Sean e Jude. Perfetto, questo è lo schema dell'Epsilon. Uno schema un po' strano. Possiamo iniziare subito. Vi ricordo che loro non stancano, infatti quando fanno queste mosse tipo pioggia di meteoro che stanno per ora facendo non perdono punti, soltanto nel secondo tempo li perdono. Prendiamo con Scott. No, usiamo Scott, prima con Scott. Ce la facciamo. Mi rubano la palla. Un muro di roccia, ho dovuto usarlo per forza, non si sa mai, ma non so perché ci sia fallo, in realtà non c'era proprio. Scivolata stavolta proviamo al posto di muro di roccia, ci può essere di nuovo fallo. Un tiro normale perché sinceramente non mi va di rischiare, perché per me la para infatti sempre tunnel spaziale. Nel secondo tempo sarà più facile. Cerchiamo di rubare palla, andiamo con Nathan che usiamo scivolata. Ecco che ci riusciamo a rubare palla all'avversario. Passiamo a Jude. Non ci riusciamo. Sfondamento proviamo. C'è palla di ferro di Kenville. Stiamo andando a 16 minuti dall'inizio della partita. Ancora nessun gol e io devo cercare di difendere la mia porta. Perché non voglio che ci sia il gol. Scivolato proprio.
Volevo usare pioggia di meteora, ma c'è stato il fiasco. Cocoshon. Passiamo di nuovo a giù. Proviamo un pallonetto. Generalmente mosse speciali non le voglio utilizzare perché so che me li parerà. Sicuro. Quindi per non perdere punti voglio continuare a difendere ed attaccare allo stesso tempo. Loro intanto avanzano. Proviamo mano di luce. C'è la mossa cometa astrale di Crypto. Speriamo che ci sia la parata del nostro grande Mark Evans. Vai. No, e c'è il gol. Lo sapevo che ci sarebbe stato magari un gol in questa partita da parte dell'Epsilon. Ma ci rifaremo nel secondo tempo, sicuramente. Ecco, partiamo di nuovo dal centrocampo, passando a Sean, Jude di nuovo. Provo con lo scatto con Jude, non ci riusciamo perché perde palla Jude. C'è la fine del primo tempo finalmente. Fischio tanto atteso. Possiamo farcela sicuramente, ce la faremo. Già ho fatto circa 3 tiri, mi pare, ora vediamo dalle statistiche quanti tiri ho fatto. Allora solo questo tiro hanno fatto. Sì, loro un tiro, noi due. Nel secondo tempo sicuramente qualcosa ne verrà fuori. Devo cercare di non farli avvicinare alla porta. Fa una scivolata con Jude. Ecco che ce la facciamo. Passiamo a Sean. Ci siamo scatto repentino con Sean. Cavalcandolo. Non la possiamo fare, cerchiamo di usare furore, vediamo se ora la posso fare. Sì, finalmente, ciò che aspettavo. Vediamo se c'è il gol contro Lord Devline. Ed ecco qua, tutta potenza, il tiro micidiale di Sean. E c'è il gol, finalmente è il gol tanto atteso, 1-1, gol di Sean. E vai, c'è il pareggio qui. La partita si fa solo più interessante. Ora cercheremo di avanzare. Proviamo turbina rotante. Con Scott devo difendere a tutti i costi, quindi a costo di finire tutti i punti di Scott o di Jack, devo difendere questa porta assolutamente. Proviamo noi il calcio gemello di Jude. Cerchiamo di recuperare questa partita. E vai con il tiro micidiale di... Ma c'è il blocco. No, tiro indebolito. Semplicemente l'ha indebolito. Vediamo cosa accade. C'è trivella spaziale di Devline, che infatti la respinge. Proviamo, grande illusione. Che scavalchiamo Kendall, grande illusione un'altra volta contro Kaison, fine del nostro furore. Proviamo calcio gemella, stavolta penso di riuscire a fare gol. E vai, ho perso tutti i punti, ma sicuramente non è stato invano questo intervento. Intanto c'è il 2-1. Recuperiamo così velocemente in questo secondo tempo. Stiamo vincendo gol di Sean al quinto minuto e al gol di Jude. Tutti al secondo tempo. Questi gol. Devo intanto cercare di difendere a tutti i costi la porta, perché io non voglio perdere questa partita. Nemmeno voglio pareggiare. Dobbiamo vincere a tutti i costi. Scatto
Ma non ci riusciamo. Proviamo con Sean una scivolata. Ecco che ci riusciamo. Proviamo un pallonetto con Sean, dato che Divine ha solo 4 punti e non può usare mosse speciali. Ma c'è palla di ferro che è un blocco. Mi blocca la palla. Tanto si sta per concludere questa frazione di gioco. C'è teletrasporto utilizzato da Matron. Mano del colosso. Vediamo. Infatti c'è la parata, per fortuna. E c'è la fine, ecco che vinciamo 2-1, gol di Sean e Jude. Una grandissima ripresa abbiamo avuto. 6 tiri, no, loro 2, 10 tecniche utilizzate, no, loro 11, 41% possesso palle, loro 59. Vediamo, Scott ha imparato vortice implacabile, è nata nell'illusione ottica, Bobby tuono del vulcano, non ci sono nuove mosse imparate finora. Ce l'abbiamo fatta, però il medico è stato dottato da Marco, non ci possiamo credere, sono diventato ancora più forte se avessimo avuto più energia. Oh, non mi sono mai divertito così tanto durante una partita, ma beh, almeno non è perso il tempo, forse mi provo di abbandonare il campo di battaglia, sì signore. Che cosa battete e ritirate? Questo mai, ci rincontreremo, allora avete modo di conoscere la nostra vera forza. Cosa intende per vera forza? Signore, nella prossima partita attaccate sarà chi pensa. Esattamente, ora di tirare fuori il nostro asso nella manica. Ci vediamo, Rayman, al nostro prossimo incontro. Ecco che vinciamo contro l'Epsilon. Finalmente. Non credevo che ce l'avrei mai fatta. Ma ce l'abbiamo fatta. In partita abbiamo imparato molte cose sulla Epsilon. Sì, certo, non puoi rinfrescarmi la memoria. Adesso sappiamo che la Scam deve entrare nella sua forza nella forma di... Durante la partita non hanno consumato, non hanno avuto il tempo di reintegrare gli stessi e diventano debolmente. Pare che l'Alos non abbia usato il 135, quindi questo posto non mi utilizzerà se scopre che lo farà una fonte di energia qualche partita di messaggio, ma c'è in quel punto, andiamo a vedere. Vediamo cosa vuole fare Mark, il nostro Mark. Siamo intanto a 12 minuti 50 dalla nostra ripresa. Qua un punto di incontro strano, pure mentre cercavo di classificarsi lì, forse qualcuno ha spostato la fonte di energia da un'altra parte. Sì, ma che divano, non ne avrebbero avuto il tempo. A parte la luce, non siamo lì, non ci saprete l'esistenza di questo. Siamo. E non è tutto, può sembrarsi che mi sbagli, ma vediamo che vuole fare. Jude, date un'occhiata a questo programma, ci sono tre file per questo centro allenamento, una è per la gym che abbiamo sconfitto, una è per la pista che abbiamo giocato e poi c'è un altro. Qui c'è una G, cosa vorrebbe significare? Vorrebbe da dire che la G è la protezione di un'altra squadra e l'Alius. Infatti è proprio la Genesis la prossima squadra. Sì, è possibile, penso che nell'Alius che ci sia un'altra squadra, una squadra ancora più forte dell'Epsilon. La Genesis, cosa ha detto? O niente, lei sa troppe cose. Intanto quello era il capitano della... Era il ragazzo dai capelli rossi, non so come si chiami, però fa parte di un'altra squadra, sì è vero, dovremmo... Provenza per prendersi, dobbiamo tenerci pronti. Ah, bene, allora questa diventerà la nuova palestra della Remo, dovrete venire qui ogni volta che avete bisogno di un po' di allenamento. Perfetto, lo faremo nel... Potete mica entrare tranquillamente per tenere, non vogliamo solo, potete usare di più, ce ne prenderemo cura. Qua andando, continua la chiacchierata. C'è una rete, c'è un urlo. È tolto, vediamo. Cosa è successo? C'è una cosa. Meglio, chiamo subito un'ambulanza. È tolto. La tecnica. Qua, intanto. Hanno sconfitto l'Epsilon.
signore. Siamo vicini alla resa dei conti. Già. Xavier. Sì, padre? È ora di porre fine a questa farsa. Molto bene. Guiderò io la Genesis. E spazzerò via la Rainbow una volta per tutte. Genesis, il nome destinato alla squadra più potente dell'Alius Academy. Ho deciso di dare questo nome a Xavier, cioè alla squadra di Xen, la Gaia. Stai scherzando? Ecco Xen. Sarà. Nel frattempo, vediamo cosa accade. Darvi una notizia dell'ultima ora. Raimon è finalmente riuscito a sconfiggere l'Epsilon. Forza Raimon. Quello è proprio Axel. Gli attaccanti dell'Alex, secondo le previsioni, dovrebbero subire una battuta d'arresto. Il primo ministro Vanguard ha già fatto una dichiarazione riguardo. Che squadra incredibile. Quando sarò grande voglio giocare nella Lega. È proprio Axel, ragazzi. Che tornerà, non so quando, ma tornerà. Alla ricerca del quaderno segreto del nonno. Impariamo queste mega tecniche. Scopri di più nel prossimo capitolo. Il quaderno segreto. Sapire. Ma perché? Ragazzi, ragazzi, avete visto cosa accadrà nel prossimo capitolo? Ne vedremo delle belle, ma noi ci vediamo nella prossima parte. La guida di Nazzum Eleven 2 a Bufera di Neve dal vostro Vinkekino.